la giornata del ricordo. In tutta Italia si celebra oggi il 71esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Il 27 gennaio del 1945 i soldati dell'Armata Rossa posero fine alla Shoah che causò in Europa la morte di circa 6 milioni di ebrei. A Napoli le celebrazioni ufficiali del comune si sono aperte al Borgo Orefici con la deposizione di una corona di fiori in via Luciana Pacifici, la prima e più giovane vittima napoletana dell'Olocausto. Non bisogna mai dimenticare quella che è stata una tragedia che sembra lontana ma che è sempre riproponibile, e anche ai giorni nostri ci sono genocidi e tragedie umanitarie per crimini commessi da tante persone nel mondo, a cominciare da quello che accade nel Mar Mediterraneo. Quindi Napoli, città di pace che non dimentica, che accoglie, una città solidale che sa che significa la sofferenza. E poi ricordiamolo anche oggi, il 27 gennaio, che Napoli è stata la prima città d'Europa che con una rivolta di popolo si liberò dal nazifascismo con le quattro giornate di Napoli. La seconda tappa è nella sala Silvia Ruotolo, sede della quinta municipalità, per ricordare la figura del piccolo Sergio De Simone. Ricordiamo uno dei personaggi, un bambino tra gli oltre 6 milioni di ebrei trucidati in quei campi di sterminio. Sergio De Simone, un bambino nato al Vomero, un bambino di via Morgen che per vicissitudini strane della vita, in un trasferimento verso il nord Italia, si trovò deportato insieme ai cuginetti appunto nei campi di sterminio per gli esperimenti da parte del dottor Mendel. È stato ricordato e riportato alla luce non soltanto dal lavoro svolto dal fratello Mario, che oggi è qui presente con noi, ma dall'autrice di un bellissimo libro quale Titti Marrone. Le celebrazioni della memoria, accompagnate da diverse iniziative con le scuole del territorio, come nella chiesa di San Gennaro al Vomero, si sono concluse in prefettura, dove il sindaco De Magistris ha partecipato alla consegna di medaglie agli ex internati nei lager nazisti. I protagonisti della giornata di oggi ancora una volta saranno i giovani, ed è giusto che sia così. Saranno i giovani che attraverso il loro modo di esprimersi, con la musica, con il canto, con la poesia, con l'arte, daranno delle loro valutazioni, delle loro impressioni e il loro ripudio verso qualunque forma di discriminazione. Incontri, eventi, mostre e proiezioni sul tema della Shoah proseguiranno fino a venerdì 29 gennaio in tutta la città.